Ciao a tutti, ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Oggi andremo a fare una ricetta salata e andremo a preparare le pizzette morbidi e soffici. Allora, adesso vi lascio ovviamente subito gli ingredienti. Allora, sono 250 g di farina 00 più 250 g di farina Manitoba, un cucchiaio di sale, un cucchiaio di zucchero. Poi, se volete, potete utilizzare un cubetto di lievito intero, o se non lo avete a casa, potete prendere il mastro fornaio, solo che qui ne abbiamo di grammi 7, ne prendiamo solamente 5. Poi, un bicchiere di latte, un bicchiere di acqua e più o meno questa dose di olio extravergine di oliva che, andandolo poi a pesare, sono circa 65 grammi, più o meno. Allora, il procedimento è molto semplice. Allora, adesso dobbiamo andare a scaldare un pochino il latte, poi aggiungere ovviamente l'acqua, prima lo zucchero e poi dopo il sale. E poco a poco andremo ad... Ah, scusate, è ovviamente il lievito la cosa fondamentale, ecco, quindi queste cose qui dobbiamo utilizzarle insieme. E detto questo, poi andremo ad incorporare piano piano la farina. E andremo ad aggiungere ovviamente il nostro olio. Allora, il tempo di riposo fino al raddoppio, più o meno, quando vedete che insomma la pallina comincia a salire, più o meno sono circa 2 ore. Ovviamente una volta poi aggiunti gli ingredienti lo dobbiamo lavorare per bene. Se avete un'impastatrice meglio ancora, se volete farlo a mano ci vuole un po' di olio di gomito. E allora ci vediamo dopo per i vari procedimenti perché sennò l'introduzione diventa troppo lunga. Io vi mando un bacione a tutti, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate sempre un mi piace, condividete ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!